Signore e signori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Essere Benessere, l'etica del vivere. Anche questa è una puntata molto vibrazionale, una puntata molto particolare perché abbiamo la fortuna di avere ospite un'anima molto bella, un'anima molto frizzante, ricca di energia e soprattutto un'anima che ha vissuto fino a qua una vita non semplice per gli occhi degli umani, ma se vogliamo guardarla bene è un'anima che ha avuto una grande evoluzione. È Caterina Polini. Ciao Caterina. Ciao. Benvenuta ad Essere Benessere, l'etica del vivere. Ti ringrazio. Per noi è un grande piacere averti qua, anche perché, come ben sai, la nostra è una famiglia dove ci sono io, che sono il pubblico, e dove abbiamo l'ospite, è come se fossimo nel salotto di casa a fare una chiacchierata. Sei un volto già conosciuto, perché spesso sei andata in televisione, ma questa è una puntata veramente particolare, dove andremo a scoprire, nella prima parte, la tua prima avventura di vita. Ne hai avute tante, ma questa è un'avventura che ti ha segnato fortemente la tua esistenza. E nella seconda vedremo Caterina Archimede Pitagorico, la grande inventrice, colei che realmente riesce a trovare vibrazionalità anche da poter donare a quello che è l'umanità. E questa è la seconda parte. La prima non è staccata dalla seconda e viceversa, perché la prima parte darà poi il là a tante cose che Caterina riuscirà a fare. La prima parte è una parte molto, non so come definirla, è una parte che a me emoziona tanto perché fa parte delle storie, delle famiglie, ma questa è una storia che quando ti viene addosso è come se ti arrivasse addosso un tir, perché ti cambia completamente la vita. Caterina, alla sua seconda gravidanza, dopo pochi giorni si rende conto di un qualcosa per la sua figliola che è appena nata, un batuffolino meraviglioso dove tutti vorrebbero prenderlo, portarlo a sé con tanto amore, ma accade una cosa. Caterina, partiamo subito con questo. A te la parola e ci facciamo una chiacchierata fra amici. Va bene, chiedo scusa, ma malgrado siamo passati tanti anni, mi emoziono ogni volta perché è stata proprio una fase determinante nella mia vita. Niente, è nata Alice, tanto desiderata, ma è nata un pochino in anticipo e tra l'altro cresceva poco anche in utero, per cui è nata di 1,8 kg. Per cui invece di vivere il classico momento piacevole dopo la nascita, è stata portata d'urgenza nella saletta dove si occupano dei neonati e me l'hanno messa in incubatrice, in una scatoletta di vetro lontana da me. Però mi hanno detto che stava bene, per cui ero abbastanza tranquilla. L'unica cosa che lei era ricoverata in patologia neonatale, io ero in maternità e c'era una distanza piuttosto grande per una donna che aveva appena partorito, per cui tra l'altro, per fortuna, il pediatra che ha assistito alla nascita mi ha detto: mi raccomando, vai subito dalla tua bimba, attaccala subito al seno, anche se magari cercheranno di impedirtelo perché nell'incubatrice. E allora è stato grandioso questo medico, che ringrazio ancora, questo pediatra. E allora mi sono armata di sedia a rotelle e continuavo ad andare avanti e indietro, mi facevo dare la bimba che era dentro un sacchettino di alluminio attaccata a vari fili, tubicini, non ricordo più, impressionante, tanto che le infermiere mi prendevano in giro perché io ho sempre avuto anche poco seno, e io, fiduciosa, essendo la mia seconda gravidanza, sapevo come si doveva fare per stimolare il latte, continuavo ad andare avanti e indietro da un reparto all'altro con la mia sedia a rotelle e prendermi la mia piccola, che tra l'altro, malgrado fosse piccola, si è attaccata subito al seno e ciucciava la grande. Ciucciava la grande, però sì. A un certo punto, e questo è un'emozione di tutte le mamme,
il fatto di poter generare, donare una vita, ed è meraviglioso questo. Noi uomini purtroppo non possiamo avere questo grande regalo, ma a un certo punto qualcuno ti dice un qualcosa che ti rompe il sogno. Beh, questo è accaduto quando siamo arrivati, certo, a casa. Quando sei arrivata adesso abbiamo a casa. Fatto 10 giorni di ricovero, dove appunto io avevo questa lotta incredibile per avere il latte. Poi a un certo punto ho avuto tantissimo latte che mi prendevano in giro, che potevo allattare anche le 2 gemelle che erano in reparto. E niente, siamo tornate a casa, all'inizio era tutto tranquillo. E è successo più avanti, quando ci sono stati i primi vaccini, purtroppo c'è stato un cambiamento drastico nella mia bimba, che piangeva tantissimo tutte le notti, urlava, gli era uscito uno sfogo sul petto, si graffiava sangue. È stato un periodo in cui non si capiva più nulla. E la pediatra diceva di stare tranquilla, che era tutto normale, perché tutti i bimbi fanno così, e io percepivo che c'era qualcosa che non andava. Fino a che, no, era un pochino più grande, aveva 1 anno e mezzo, quando mi sono accorta che una pupilla non era più nera, era bianca. Pensavo fosse un riflesso della tenda, allora ho provato a spostarla mentre la stavo lavando e vestendo, invece ne ho fatto vedere a mia mamma, che era nell'appartamento di fianco, e fa: no, hai ragione. E quindi da lì è cominciata, pediatra di base, ospedale della mia città, dall'ospedale, anzi dal pronto soccorso pediatria, dalla pediatria all'oculistica, e mi si dice: guardi che sua bimba è cieca da quell'occhio, lo è sempre stata dalla nascita. E io ho detto: no, impossibile, perché mi sarei accorta io, ma si sarebbero accorti anche in pediatria neonatale. E niente, se devo già dire, la diagnosi era proprio cataratta completa da un occhio, convinti fosse una cataratta congenita. E quindi poi abbiamo fatto una ricerca di un ospedale diciamo specialistico in questo campo, che era Monza, e lì hanno scoperto che il problema era anche sull'altro occhio. Quindi io mi sono trovata ad avere una bimba che, secondo i medici, era completamente cieca da un occhio e sarebbe diventata cieca dall'altro. Perciò questa diagnosi logicamente ti ha tagliato le gambe. È stato il tir che è arrivato addosso, esatto. Non ho potuto trattenere un pianto davanti a mia figlia, che era meglio non avere, però sono stata quasi assalita dal medico, diceva: ma come non vi siete accorti che anche l'altro occhio è in queste condizioni? E al momento era tutta un'azione d'urgenza, per cui è stato operato urgentemente da un occhio, però non sapevano neanche i medici come agire, perché la situazione era abbastanza tragica e rara, perché una cataratta completa in un bimbo di 1 anno e mezzo, l'unica spiegazione era così dalla nascita. Poi in realtà si è scoperto, quando dopo il controllo della prima operazione, l'altro occhio sembrava una situazione lieve, dopo 1 settimana esatta mi sono accorta che l'altro occhio era completamente bianco come il primo. E quindi hanno cominciato a credere a quello che dicevo, che la situazione era ben diversa all'inizio. Caterina, quando una mamma scopre una situazione del genere, penso che veramente le crolli il mondo addosso, perché tutti vorremmo la salute per i nostri figli, vorremmo il bene, ma in quel momento logicamente ci sfugge dalla mente che è tutto un percorso segnato, no? Tu però, dato che, allora, Caterina è da 27 anni insegnante yoga, è una donna molto attenta a quello che è la naturopatia, l'omeopatia, ha delle visioni particolari, che è come quando tu hai un giardino e lo bagni, lo accudisci, e quando i fiori, le piante crescono, cominciano a dar frutto, capisci che c'è una realtà. Però arrivi di fronte al TIR, che ti dice: qui deve rispondere solamente l'operazione chirurgica, solamente quello che è una scienza riconosciuta,
e tante certezze vengono meno. Perciò mi piacerebbe capire anche questo. Cioè, vai avanti con la storia, scusami, Caterina. Il fatto è che effettivamente io ero già dentro questo mondo di cure naturali, ero sempre curata con l'omeopatia, che ai tempi, per esempio al mio paese, ero derisa dalla farmacista quando andavo a richiedere i rimedi omeopatici, doveva prenotarmeli. Parliamo eccetera. Di quanti anni fa, Caterina? Mia figlia ormai quest'anno fa i 21, quindi sui 18-19 anni, 18 anni fa. Sì. E anche la pediatra che ogni tanto incontro e mi ringrazia, perché secondo lei ero stata io a aprirla a questo mondo. Adesso si occupa di naturopatia, pur essendo un medico pediatra. Ai tempi mi prendeva in giro. Però ho detto, cappero, nel campo degli occhi non sapevo niente, non conoscevo nessuna alternativa di cure sui problemi visivi. Mi sono detta, Caterina, te la tua mania del naturale, sei fregata questa volta, non c'è proprio nulla. Invece la sorpresa, c'è stato il tir e poi c'è stata una sorpresa. Una persona con cui avevo rapporti di lavoro, perché io in quel momento avevo uno studio di progettazione degli interni a indirizzo bioecologico, un po' troppo presto anche quello. Sì, tu hai fatto di tutto, perché ho scoperto che hai fatto delle creazioni con l'acqua, dei giardini particolari. Io facevo rilevamento della rete di Hartmann, di Carri, quindi la casa naturale, troppo presto appunto, e quindi materiali naturali eccetera, e quindi le acque nella casa, perché creano energie positive eccetera. E una persona che frequentava il mio studio e si occupava appunto di materassi naturali mi dice, ma guarda che in realtà c'è un sito internet che si occupa di cure naturali degli occhi. Parlando di sincronie, perché è stata una sincronia continua la mia vita, io avevo appena fatto il collegamento internet del mio studio, che io non volevo fare. Mio zio, che lavorava in televisione, era un giornalista, mi ha detto no, ci vuole assolutamente. E quindi ho detto, vedi che c'era il senso, mi sono collegata a internet, ho trovato questo sito, ho mandato subito una mail al presidente di questo sito. Non l'ho letta la tua mail, eh? Ecco. Anche perché vi voglio dire una cosa importante. Caterina, chiedo scusa se mi permetto, ha scritto un libro, Per i tuoi occhi, la storia vera di una bambina e dei suoi occhiali. Ecco, il libro è questo. È un libro veramente meraviglioso, è un po' un introvabile, io ho la fortuna di averlo trovato perché me l'hai regalato. È vecchio. Sì, è vecchio, come la nostra amicizia. Ecco. E Caterina è una cara amica, un'anima veramente bella da poter incontrare sulla strada e tenere poi, diciamo così, coccolarla nel cuore. In questo libro ci sono proprio le prime email, eccole qua. Queste qua sono le prime mail che parla Caterina, e da questo momento si apre un altro mondo. Eh sì, devo ringraziare ancora adesso la presidente di questa associazione che aveva questo sito che si chiamava Visione e Benessere, che è la dottoressa Loredana De Micheli, che ha risposto alla mia mail e mi ha detto, guarda che esisteva un medico oculista che disse che l'occhio senza cristallino può imparare a vedere. Cioè, questo era il caso di mia figlia. Questo oculista era morto nei primi del Novecento, ma ha detto la frase che riguardava me in quel momento, perché mia figlia poi sono stati asportati i cristallini, ma non hanno inserito quello artificiale come succede nella prassi normale di un adulto anziano che ha la cataratta. È un intervento banale. Tolgono il cristallino e inseriscono quello artificiale. Lei era troppo piccola, non potevano fare questo intervento, per cui le avevano prescritto occhiali di 20 diottrie. E mi avevano detto, signora, guardi che sua figlia senza questi occhiali potrà vedere solo luce e ombre, sia da vicino che da lontano. È un ipovedente, la devo obbligare a portare queste lenti. Quindi chiunque ha avuto a che fare con degli occhiali, in genere si hanno 2, 3, 4 diottrie, 20 diottrie sono veramente tante, e questa cosa mi sconvolgeva un po'. Ma ti ha sconvolto soprattutto quando hai visto tua figlia al mare, che per guardare la sabbia si è avvicinata talmente alla sabbia e tu hai detto no, non può vivere così. C'è qualcosa che non va. Esatto, c'è qualcosa che non va. E allora a quel punto hai avuto ancora di più la convinzione di
poter andare a scoprire che cosa diceva e chi era questo grande inventore dei primi del Novecento, fine Ottocento, primi del Novecento. Lui era un oculista di quei medici appassionati del loro lavoro, era proprio una sua missione. E ai tempi le cataratte erano rarissime, non erano banalità tipo catena di montaggio come succede oggi in qualsiasi reparto di oculistica. E aveva scoperto che questi anziani a cui venivano prescritti gli occhiali, come mia figlia di 22 o 3, perché nei primi del Novecento non esisteva il cristallino artificiale, questi anziani, che sono un po' come dei bambini, capricciosi magari alle volte, si rifiutavano di portare questi occhiali così forti. E pian piano i loro occhi imparavano a vedere. E la cosa era inspiegabile dal punto di vista scientifico, allora nei primi del Novecento come tuttora nel 2020. Inspiegabile che l'occhio senza cristallino possa imparare a vedere. Allora lui cosa ha fatto? Si è messo a studiare, dottor Bates, non l'ho neanche nominato. Infatti il grande dottor Bates. Sì. E lui ha studiato, era un ricercatore, aveva fatto sezioni su pesci per esaminare come fosse fatto l'occhio e ha scoperto delle cose che tuttora non sono ancora considerate scienza ufficiale, anche se poi ho visto anche Focus che ha spiegato le stesse cose l'anno scorso, due anni fa. Cioè spiegava che anche senza cristallino l'occhio può imparare a vedere, cioè è munito di tanti muscoli l'occhio che può allungarsi, accorciarsi come lo zoom della macchina fotografica. Perciò a un certo punto, andando avanti negli anni, c'è poi anche la fossilizzazione, c'è il blocco di questo zoom che va avanti e indietro, perciò tutto viene... Sono curioso, Sì. Tutto viene risolto da un allenamento? Sì, ma la cosa semplice è che tutto ciò che sappiamo sul benessere del corpo, e cioè che oltre a mangiare sano dobbiamo fare un'attività fisica, perché se ci immobilizziamo i muscoli si atrofizzano e quindi gli organi funzionano male, così come le gambe funzionano male, motivo in più per gli occhi. Gli occhi hanno 6 muscoli, ogni globo oculare esterni, oltre quello interno, e muovono una sfera morbida, fatta al 90% di acqua, non ha né parti ossee né parti cartilaginee, è morbidissimo il nostro occhio, lo possiamo toccare, è morbidissimo, e quindi basta un po' di tensione, anche emotiva, perché Bates spiegava che anche emotivamente si può creare una tensione, c'è chi quando è in crisi ha il mal di schiena, c'è chi quando è in crisi ha il mal di collo, c'è quando è in crisi che ha tensione agli occhi e quindi questi muscoli un po' tesi schiacciano il globo oculare che si deforma e non vediamo più bene. Ma in contempo l'occhio può imparare invece a rilasciare. Quello che è successo a mia figlia è stato sempre una serie di sincronie incredibili. Scusami, tu continui a parlarmi di sincronie, anche perché la sincronicità per me è determinante. Sì. Vuol dire avere una visione di un progetto molto più ampio. E vuol dire anche fidarsi di una certa provvidenza divina e universale. Sì. Questa nuova sincronia qual era? Adesso mi hai fatto perdere il filo, allora vediamo un po'. La sincronia era che primo occhio operato, 20 diottrie, l'ottico era disperato perché per poter realizzare 20 diottrie su un occhialino piccolo di bimbi che è morbido e quindi è facile salti fuori, cioè, ha voluto tipo 15 giorni di tempo per prepararlo, per cui mia figlia è stata con l'occhio operato, mancante di cristallino, quindi corrispondente ai 20 diottrie, senza correzione, per cui teoricamente, come dicevano i medici, vedeva solo luce e ombre da vicino e da lontano, nel contempo si è opacizzato l'altro cristallino, quindi è stato un non vedo niente, vedo, pian piano non ha più visto un occhio e ha dovuto... L'intelligenza, cioè la saggezza del corpo, ha sperimentato e ha visto che agendo in un modo o nell'altro con i muscoli spontaneamente si è attivato l'occhio senza lente, perché l'altro è diventato cieco, cioè poi i bimbi hanno questa potenzialità incredibile. Quindi si è allenato l'occhio, oltre che vabbè, avevo studiato un po' di queste cose e la stimolavo anche. Ecco, tu hai detto una cosa, la stimolavo anche. Tu sei stata... il coach, l'allenatore, quello che ha preso la decisione di fare questo meglio che l'altro. Però abbiamo un'anima, un soggetto umano
che è tua figlia. E qua apriamo una grande parentesi, perché vuol dire entrare in quello che è un'anima di una bimba, che oggi ormai è diventata grande, però in quel periodo come ha vissuto questi passaggi lei? Ma lei è sempre stata, come tuttora, ha un carattere bellissimo, sempre positiva, gioiosa, chiacchierona. E non lo so, proprio probabilmente questa sua istintività, e io la facevo giocare, come mi ha suggerito la dottoressa Loredana De Michelis, che mi diceva che se io sapevo, conoscevo lo yoga era come conoscere il metodo Bates, poi mi allaccio anche a un altro discorso, e visto che sapevo come poter stimolare gli occhi, avevo trasformato questo metodo per adulti in giochi per bimbi e quindi li facevo fare dei giochini abbastanza vicini, perché il suo occhio soprattutto doveva lavorare da vicino. Sono belli i giochini, perché io ho visto gli allenamenti qua, sono simpatici, però ci vuole anche tanta costanza. Sì, però quel disegno che c'è sulla copertina l'ha fatto lei da piccola. L'ha fatto lei da piccola, senza gli occhiali. Sì, e per i medici era impossibile, gli ha disegnato i due occhietti con il puntino, il naso e la bocca. Perciò lei dentro di sé si vedeva vedente, anche perché è determinante l'approccio, come tu prendi la malattia, o meglio, come tu prendi questa esperienza. Esperienza. Chiamiamola col nome giusto, esperienza. Ho conosciuto un personaggio che ha avuto le problematiche, tra virgolette, di mia figlia, ormai adulto. Ho letto un articolo su Panorama di questo Tonino Casula, non mi ricordo come si pronuncia bene, sardo, che era nato cieco, a 33 anni, hanno fatto un intervento, ha cominciato a vedere, gli avevano detto che lui non avrebbe mai visto perché il cervello deve essere stimolato. E quindi ci siamo incontrati in un convegno, mi ha detto, mi raccomando, pedate nel sedere alla bambina, non trattarla come un'handicappata, come hanno fatto i miei genitori con me, che ringrazierò. Ecco, ovviamente non è che gli davo pedate nel sedere, però non l'ho mai, l'ho resa sempre indipendente, la facevo giocare con le bolle di sapone, gliele facevo rincorrere, lanciavo la pallina, lei andava a prendere, erano giochi e lei era in grado di farli. Cioè, è stato tutto un po' magico. Tutto un po' magico, ma vorrei tanto che questa magia potesse essere condivisa anche da altre persone, anche perché oggi tu stai parlando di un metodo Bates che per te è assodato, è conosciuto. Io, grazie a te, negli anni sono entrato a capire il perché del metodo Bates, seconda parte poi spiegheremo anche il perché, ma questo sapere, questa conoscenza, oggi grazie a te, diventa un'opportunità anche per gli altri, perché questo si chiama speranza, e la speranza, l'ho già detto, è l'unico elemento che viene meno se non si usa, e ci vuole speranza, ci vuole capacità proprio di credere in una magia, in un sogno. Sì, cosa ti devo dire? Io quando ho letto quella frase, io ci ho creduto fino in fondo, anche l'occhio senza cristallino può imparare a vedere, e internet, libri, li ho comprati ovunque li trovavo, sono andata nella libreria che c'è nella città di Sondrio, che è molto aperta, cioè che tratta libri di medicina olistica, già ne avevano, già questa libraia carissima, mia amica, aveva questi libri da anni. La grande Maria Grazia, penso che la conosca non solamente Sondrio, ma tutta la Lombardia, anche sì, oltre. Sì, no? Sì, anche da Milano vanno, anche da Milano, perché sì, è famosa, sì, Maria Grazia. Sì, sì, sì. Maria Grazia è unica nel suo genere. Certo. Ma il rapporto con i medici invece, con la scienza? Ecco, è proprio una questione di in un minuto dammi il rapporto con i medici. Allora, io ricevo sempre la pacchetta sulle spalle, dicevo, si rassegni mamma, sua figlia è in queste condizioni, deve obbligarla a mettere gli occhiali. E io no, non è che io ho seguito quello che hanno detto loro, io gli ho fatto gli occhiali di 20 diotterie, prima su un occhiale, poi sull'altro, poi come dicevi tu mi rendevo conto che lei aveva difficoltà a muoversi, incontrava le bimbe della sua età che volevano giocare, lei stava immobile, ho provato a togliere gli occhiali e si è messa a correre a giocare con le bimbe, doveva avvicinare troppo quando aveva sugli occhiali per giocare, glielo ho sfilati e si allontanava. E però mia mamma mi dice,
Stai attenta perché i medici vogliono che i genitori curino i figli come decide la scienza, per cui io ho dovuto un po' nascondermi. Ho dovuto far finta purtroppo che gli facevo usare gli occhiali. Prima non ci credevo a mia mamma, dicevo ma no, figuriamoci, gli dimostro. Poi non so se è il caso di raccontare, io ho vissuto un piccolo pezzettino di strada con una mia amica che aveva una bimba un po' più grande, che aveva una malattia molto grave e insieme facevamo dei viaggi in Emilia-Romagna dove c'era questa guaritrice pranoterapeuta che fu abbastanza famosa, Rita Cutolo, che faceva con l'imposizione delle mani, faceva star bene le nostre bimbe. È E lei è tutta stata chiamata dal Tribunale dei Minori. una questione di energia. Io direi, grazie a questa energia, siamo poi arrivati a quello che è la parte delle creatività delle invenzioni, che è oggetto della seconda parte, che inizierà fra pochissimo, dove scopriremo la nostra amica Caterina, Archimede Pitagorico. Perciò spazio alla pubblicità e ci vediamo fra qualche minuto. Grazie. Grazie. Benvenuti a questa seconda parte di Essere Benessere, l'etica del vivere. Non ridete, grazie, perché pensate che siamo impazziti. Ma dato che volevo spiegare Caterina Polini come la nostra Archimede Pitagorico, mi sono permesso di mettere, diciamo così, di infilare questi occhiali particolari che sono stati inventati precedentemente, su quello che era la teoria di Bates. Caterina poi spiegherà, ha cambiato i buchi, ha fatto delle cose particolari, ma questi occhiali sono fatti di bioplastica e sono fatti da tanti tanti puntini. Allora, se uno guarda bene l'occhiale, vede tutti questi puntini e per me questi sono i punti di vista. E mi viene in mente Robin Williams quando diceva per cambiare la dimensione dovete cambiare i punti di vista. A un certo punto invita anche a salire su una cattedra degli alunni per dire guardate le cose da un altro punto di vista. Qua sono tanti, tanti, tanti punti di vista. E troppe volte noi non capiamo che il mondo è ricco di opportunità ed è fatto continuamente da punti di vista. Allora, Caterina, sei anche impressionante con questo occhiale, sembri una specie di ET. Eccoli, Tommy. Eccoci qua. Logicamente i tuoi sono fatti in legno. Tutti totalmente in legno. I tuoi totalmente in Sì, legno. multistrato. Ho fatto fare la venatura del legno per camuffare un pochino la presenza dei fori, mentre all'interno deve essere Allora, comunque Caterina, visto nero. che telespettatrici e telespettatori sono curiosi come me, se non di più, gentilmente ci spieghi questi occhiali particolari, cosa sono, cosa fanno. Logicamente, prima spiegavi che tutta l'esperienza vissuta con tua figlia ti ha poi portato a creare queste opportunità per Sì. tante persone. Sì. Allora, questi occhiali derivano da una saggezza antica. Ci sono delle foto che rappresentano degli occhiali del 1600 in ottone con un foro al centro, sono in un museo, Galileo Galilei a Firenze, e poi un mio ex compagno di scuola, io ho fatto geometra, i geometri, mi ha mandato un'altra foto di una maschera con tutti questi fori, casualmente proprio come sono i miei, che arrivano, non mi ricordo da quale popolo al nord,
con tutti questi forellini. È la saggezza antica, però si è incontrata con gli studi che ha fatto il dottor Bates. Cosa succede? Attraverso tutti questi puntini, ed una persona lo può sperimentare da sé, si può vedere meglio perché è un principio fisico. Attraverso un foro l'immagine può arrivare nell'unico punto della retina dove il nostro occhio vede il dettaglio. È un piccolo punto al centro della famosa macula. Solo lì vediamo meglio. Infatti certi anziani mi dicono, ma sì, è un trucco, basta fare così e si vede meglio. Questa saggezza e questo principio che conosce anche il medico oculista quando fa delle visite approfondite per controllare la macula con una lente nera col foro, messa assieme al fatto di fare tanti fori con un determinato schema, fa sì che l'occhio sia obbligato a spostarsi tra un foro e l'altro. Questo movimento è quello che fanno gli occhi sani quando vedono bene, con un ritmo ben preciso di circa 150.000 micromovimenti al giorno. Questo permette a quei famosi muscoli di cui parlavo che circondano l'occhio di mantenere la tonicità giusta per allungarsi, accorciarsi, spostarsi impercettibilmente su tutto ciò che stanno vedendo, perché è come se ogni movimento inviasse un pixel a questa parte del cervello, per cui tanti movimenti, tanti pixel, buona definizione di immagine. Ma è come una palestra allora? È proprio una palestra. Cioè, come per se io in questo istante andassi in palestra per i miei occhi, prendo il libro e devo dire che è pazzesco perché si vedono tanti puntini, ma si vede tutto. Poi mi piace essere onesto, perché Caterina l'avrei portata anche prima in trasmissione, però prima ho voluto testare gli occhiali e dopo un anno di test devo dire che io portavo degli occhiali per leggere, io leggo tranquillamente senza gli occhiali e ti devo dire grazie, questo è un grazie mio nei tuoi confronti e del perché oggi tu sei qua. Per me è importante portare in trasmissione persone serie, competenti e che possano permettere anche agli altri il benessere. Non per niente la nostra trasmissione è essere benessere, l'etica del vivere. Ecco, cos'è che vuol dire per te essere benessere anche dopo tutta questa tua storia di vita che è legata anche a un'etica del vivere? Nel mio caso io vissuto questa esperienza sconvolgente, l'ho vissuta fino in fondo e ho trovato qualcosa che ha creato il benessere nella mia bimba che era in difficoltà e la mia è diventata una missione, perché quando ho scoperto che un caso così grave come quello di mia figlia poteva avere degli esiti positivi, perché non l'ho detto ma mia figlia ora anziché non poter fare nemmeno la prima elementare, come dicevano i medici, ha fatto liceo artistico perché ama dipingere, amava leggere, eccetera. Adesso un po' meno perché con questi computer, però ama leggere, usa il cellulare, eccetera. Mi sono sentita in dovere di non tenere questa cosa per me, ma di farla sapere a tutti. Quindi ho dovuto abbandonare, ho scelto di abbandonare il mio lavoro che secondo me era bellissimo, perché lavorare a contatto con i falegnami, con il legno, che io amo tantissimo, per quello che poi l'ho fatto in legno, era un lavoro bellissimo, però dovevo assolutamente far conoscere a tutti che anche gli occhi, perché no, possono essere curati. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, sono importantissimi, sono, io adesso so, perché sono abbastanza tecnica, sono anche il radar del corpo, noi ci muoviamo in base a come vediamo. Quindi per me il mio benessere in questo momento è far sì che più persone possibile possano sapere che anche problemi seri, ma come problemi anche più banali degli occhi, possono essere riabilitati, si può stare meglio e prendendo in mano la situazione, non sempre affidandosi agli altri, ma aiutandosi. E l'etica del vivere? Perché la vita, tante volte ci dimentichiamo che ha un'etica e devo dire che tu incarni quest'etica, perché veramente hai vissuto un'esperienza di vita agli occhi
del mondo, non semplice, poi agli occhi del tuo progetto era quella la tua definizione di vita, e a un certo punto decidi di essere bene, perciò bene essere, e come etica del vivere portare ai più questa conoscenza. Si chiama gratuità d'amore la tua, e di questo ti ringrazio, perché è difficile trovare anime così belle come la tua. E a un certo punto perciò crei questi occhiali, cominci a divulgarli girando l'Italia, girando le fiere, giusto? Inizialmente anche solo direttamente con i miei allievi di yoga, perché io appunto insegnavo yoga e avevo tra l'altro un allieva che ha un problema serissimo. Insegnavi o insegni? Insegnavo allora perché, come insegno tuttora. Perché sono 27 anni che insegno yoga. Tuttora, cioè... Però certo. Però avevo una allieva che aveva un problema serissimo, era in lista d'attesa per il trapianto di corna, gliel'ho dati in prestito e ha avuto degli esiti positivi, quindi ho deciso di fare corsi non solo di yoga ma di metodo Bates. E poi ho scoperto che c'erano i convegni, soprattutto a Firenze, all'inizio andavo spesso a Firenze, anche col pancione con la terza figlia sono andata a Firenze a presentare il mio libro a un convegno. E poi ho deciso di fare le fiere del benessere, dove facevo in questo caso, perché ho smesso di fare fiere da poco, dal 2020, conferenze per far conoscere questo metodo. Tuttora ricevo telefonate quotidianamente dove mi chiedono consigli su cosa fare, su come agire. Poi io collaboro con dei medici, ho per esempio un oculista di Roma fantastica, che ormai prescrive solo questi occhiali. E mi emoziona una cosa. Uno dei miei miti, Masaru Emoto, sì, a un certo punto mette i tuoi occhiali. Cioè Masaru Emoto. E ormai sì, siamo in una tematica, prima parlavi dell'acqua. Io ho la pelle d'oca. E anche a me, perché parlavi dell'acqua, perciò Masaru sì, ha, diciamo così, scoperto l'intelligenza certo dell'acqua e via discorrendo. Ecco, Masaru? Allora, tra le varie fiere a cui ho partecipato, c'è stato per 2 anni di seguito, ho partecipato al Cerchio della Vita. Dei ragazzi di Trieste fantastici hanno organizzato questo incontro di tanti saggi della terra e scienziati che portavano questo messaggio di rinascita. E quindi ho incontrato proprio Masaru Emoto, Ang Ang, che è uno sciamano della Groenlandia. Mi ricordo quella giornata che ho un paio di occhiali, sono andati per varie direzioni in tutta la terra, perché li ho regalati ai saggi della terra. Masaru Emoto aveva detto durante la sua conferenza che aveva subito un ictus e aveva perso la vista da un occhio. Allora, appena è uscito, per fortuna col suo interprete dalla conferenza, gli ho detto se potevo fargli provare i miei occhiali, avevo quelli con la montatura in bambù, gli ho spiegato attraverso il suo interprete come funzionavano, gli ho fatto fare la prova chiudendo l'occhio che ci vedeva e guardare con l'altro, e ci ha visto e gli ho detto che glieli donavo e mi ha abbracciato stretto stretto. E quindi un paio dei miei occhiali sono andati in Giappone con lui. L'anno seguente io ero subito andata all'altra versione del Cerchio della Vita a Roma, ma purtroppo non è arrivato, Masaru Emoto era già ammalato, era già ricoverato. Ma ho scoperto anche, perché io sono curioso come te, ma anche tu mi dai le informazioni, che anche Giovanni Paolo II metteva gli occhiali bucati. Sì. Cioè, ma attenzione, perché poi accade una cosa, che quando metti questi occhiali, inizialmente ti senti un po' ridicolo, dici, ma... Sono impazzito, però quando capisci, e questa è una mia grande fortuna, il poter conoscere le cose, che tutto è nato da qua. Bates ha creato questa grande, diciamo così, questa grande scoperta, è arrivata qua, da qua siamo arrivati qua, ma da qua siamo arrivati qua, in questo preciso istante, dove stiamo trasmettendo ai più l'informazione, attenzione, perché allenando l'occhio, e questo non vuol dire disconoscere la medicina tradizionale, che è validissima ed è molto importante, certo, questo ci tengo a dirlo, però è un qualcosa in più, un allenamento visivo, che ripeto, nulla va a togliere alle altre cose, però qua
andate veramente a vedere, e lo dico perché è un anno che li provo. Ecco, una cosa importante, quanto si devono usare e quando non si devono usare, perché magari qualcuno pensa che andando in macchina, in bicicletta, guardando il computer, e questi punti sono uguali per tutti o c'è una differenza per le malattie, le patologie che uno ha a livello visivo? Allora, innanzitutto i forellini della mia creazione sono un pochino diversi dai primi che c'erano sia in Italia sia in Russia prescritti dagli oculisti, che hanno fori molto più piccoli, proprio i fori stenopeci, distribuiti un pochino a nido d'ape, cioè alternati. Io nelle varie, dato che ero una progettista e quindi mi piaceva analizzare proprio le dimensioni, le situazioni indossandoli, tutti lamentavano che scurivano troppo, sdoppiavano troppo quelli esistenti, per cui ho cercato di aumentare un po' il foro, come diceva tra l'altro un educatore visivo inglese, di cui non ricordo il nome, scusatemi, ma i nomi non li memorizzo, e quindi ho fatto diverse esperienze, diversi prototipi. Questi fori sono un pochino più grandi, ampi davanti, stretti dietro, distribuiti in linea retta come facevano i prodotti tedeschi, in linea retta sia verticalmente che orizzontalmente, e vanno usati, mi chiedevi, tutti i giorni un pochino, cioè basterebbe anche un quarto d'ora, mezz'oretta sarebbe meglio, in situazioni sicure, quindi assolutamente non alla guida, ma invece al computer sarebbero molto utili perché proteggono dall'affaticamento che il computer e tutti i videoterminali creano, perché questa forma innaturale di visione, quali gli schermi, fanno sì che l'occhio va un po', si impalla, rimane troppo fisso, batte poco le palpebre, quindi perde un po' di naturalità nel movimento. Indossando questi, l'occhio è obbligato a mantenere quindi il battito di palpebra, passando da un foro all'altro per resettare, il movimento, l'ossigenazione, quindi il ricambio cellulare continuo, e si protegge. Ma addirittura qualche esperto dice che è sufficiente tenere l'occhiale anche occhi chiusi fuori l'esterno, che focalizza la luce in punti particolari dell'occhio. Questo è un altro dei miei amici saggi, che è un medico di medicina cinese, mi dice: tu non sai una cosa dei tuoi occhiali? E gli ho detto: ma dimmela, che anni che li prescrivo a tutti i suoi pazienti. Ma devi capirlo da sola, ma sono veramente tanti i vantaggi. Quello che spiegava lui è che appunto tutti questi fori fanno sì che la luce venga concentrata e faccia una sorta di agopuntura di luce, ma sono tanti particolari. Per esempio, invece un ingegnere ha provato a mettere davanti un rilevatore di campi elettromagnetici sonoro, mettendo davanti questo si riduce il campo elettromagnetico, viene frammentato, quindi può proteggere anche dal campo elettromagnetico degli schermi. È pazzesco. Una domanda, tu hai logicamente depositato questo occhiale con i fori? Sì. Perché tanti fanno gli occhiali con i fori, ma fori o fori, cioè non sono uguali, perché c'è dietro una logica, uno studio. Un ritmo degli occhi. Un ritmo degli occhi, esatto, la danza degli occhi, che sarà il tuo secondo libro e via discorrendo, perché Caterina è un, non so, una volta che scopri Caterina devi veramente andare a curiosare quello che c'è. E infatti io ho avuto la fortuna di curiosare nel tuo sito, che il sito è vistaserena.it, e in vistaserena.it ho scoperto le tue conferenze, poi ci siamo conosciuti e via discorrendo. E devo dire una cosa importante, Caterina, vulcanica com'è, a un certo punto dice: sì, gli occhi sono importanti, ma fanno parte di un corpo. Allora a un certo punto, visto che lei ferma non riesce a stare, e ha cominciato a cercare di capire come creare ulteriormente benessere, e tu sei centrata perfetta e con essere benessere, a un certo punto crea quell'affare lì che è sul tavolo. Cioè, questo veramente è un qualcosa che mi ha incuriosito tantissimo. Allora, questa è una spirale e questo è un cuscino. È un cuscino che dovresti mettere, diciamo, è come cuscino, logicamente. Sì, su qualsiasi sedia. Cioè, se mi siedo, cosa succede? Mi spieghi? Devi stare attento e tenere bene i piedi per terra, perché lo scopo è scaricare il peso del corpo sulle gambe. Oppla!
Porta bene in avanti i piedi, ecco, così, ok. Wow! Quindi devo stare dritto? Un po' il principio come i fori. Andiamo a stimolare dei muscoli della schiena che se stiamo tutto il giorno sulla scrivania, facciamo così, non utilizziamo più. mi sento un palo di ferro bello bloccato. No, in realtà poi se fai dei movimenti in tondo, accompagni la zona sacrale a fare un movimento che sblocca tutta la zona della bassa della schiena, se non mi vengono i termini. È simpatico. È come stare su una palla, cioè gli osteopati e i chiropratici l'hanno apprezzato parecchio, lo consigliano ai loro pazienti che stanno seduti tante ore. E come si chiama questo aggeggio qua? Io la chiamo bioseduta, o è stata chiamata seiza, che seiza è un termine della seduta a terra dei giapponesi, perché cerca di far sì che il corpo si comporti come se fosse seduto per terra, perché la sedia è totalmente innaturale. Noi dovremmo stare seduti per terra, ma la nostra cultura non ce lo permette. In questo modo il peso del corpo viene scaricato sulle gambe, quindi non usiamo il fondo schiena per supportare tutto il peso, perché non è, il nostro corpo è stato progettato da madre natura per stare in piedi, sdraiato o seduto per terra. La sedia è molto innaturale. Ah, devo dire che ci si prende confidenza pian piano. Mi sento, ma è interessante, anche perché sento che il mio corpo ha una posizione diversa, e se tu mi dici che fa bene, ci credo. Poi questo qua lo testiamo e vediamo poi, sì, quello che succede. In realtà, e perché la spirale, ricevo le testimonianze di persone che hanno avuto benefici. Perché la spirale? Beh, la spirale è una spirale destrosa. Quando studiavo bioarchitettura studiavamo anche le simbologie. La spirale destrosa è lo sviluppo della vita. Se prendiamo un bambino e guardiamo la rosellina dei capelli, certo, vediamo che si sviluppa in una spirale destrosa, così come i fiori, le piante crescono con spirale destrosa. Il seminatore semina, quindi, con questo gesto di spirale destrosa. Quindi questo è un simbolo che fa sì che non ci si adagi troppo sulla sedia, e aiuta proprio questo scopo di questo cuscino, di alleggerire il fondo schiena, di scaricare, e mi piaceva perché richiama anche l'attenzione, sennò sembra un cuscino qualsiasi, in realtà ha un'anima di legno, perché appunto io amo il legno, ho messo dentro il legno, anche se le persone alle volte si siedono e dicono sono sul gel, sono sull'acqua, no, è legno. Ma è particolare la sensazione, devo dire che sono convinto apporti beneficio, anche perché la postura è determinante. Certo. Ed è determinante anche l'allenamento di tutto il nostro corpo, perché è un po' il nostro corpo è una macchinetta, no? Che porta la nostra anima, il nostro spirito, e va tenuto bene. Torniamo a questi occhiali, torniamo a questi, meglio, a questi buchi degli occhiali, sì, a questi punti di vista. Sì. Ti voglio chiedere una cosa. Sì. Qual è il tuo punto di vista sulle cose che hai creato nella tua vita? Ne ho tanti di punti di vista, io pure di portare gli occhiali ho tanti punti di vista. No, vabbè, però tu hai, a oggi tu hai un punto di vista, sì, non ne hai 50.000, prendiamone uno. Un punto di vista che secondo te è determinante, creato in quanto creato dalla tua esperienza di vita. Ma io non so se tu ti riferisci a qualcosa in particolare. No, ti domando una cosa, ti senti, sì, fortunata? Sì, 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 mi sento fortunata perché ho saputo vedere queste sincronie che mi hanno portato sulla quella che io definisco la mia strada. Perché ho fatto tante esperienze lavorative, dicevo cosa c'entreranno una con l'altra, invece si sono messe tutte assieme. E ho visto questo disegno che mi portava su questa strada. Ecco, perché poi sai, c'è un'altra cosa importante che non dobbiamo dimenticare, che noi viviamo in un insieme e noi siamo tutti uno. Certo. E logicamente tu avevi già una figlia grande, avevi una tua famiglia, e quando capita quello che ti è successo con Alice, è stato, come dicevo prima, uno scontro con un tirno, dove vieni fuori appiattita. E tu oggi mi dici, sono fortunata, perché il tuo percorso di esistenza ti ha portato qua e ti ha portato ad avere un punto di vista.
Ed è lì che ti volevo portare. Il tuo punto di vista è questo, ma i punti di vista oggi di Alice, delle altre tue figlie, della tua famiglia, quali sono? Anche loro vedono questa sincronicità, questa felicità? Assolutamente sì. Mentre mi viene da ridere, perché la mia prima primogenita, i primi anni quando mi occupavo di yoga, cercavo di mangiare biologico, mi prendeva in giro e mi cantava OM, biologico, omeopatico, OM, mi prendeva in giro. Poi crescendo lei ha preso la stessa strada. Le mie figlie, alle volte lei da Milano mi chiama e mi dice: mamma, mi fa male il ginocchio sinistro, cos'è che vuol dire? Cioè lei pensa subito alla causa psicosomatica, cioè sono già tutte e tre aperte su questo aspetto. Alice dice sempre: ma l'universo cosa dice? Mi dice sempre. Ecco, questo è molto importante, anche perché, vedi, volevo arrivare lì. Nella vita, se noi guardiamo con attenzione gli insegnamenti delle esperienze, riusciamo veramente ad evolvere e diventare migliori in ogni senso. E siamo arrivati alla fine, Caterina. Hai regalato tanto in questa puntata, hai regalato la tua saggezza, la tua esperienza, spunti di riflessione, o meglio punti di riflessione, nuovi punti di vista, una spirale d'amore per stare bene con noi stessi. E mi viene spontaneo chiudere con una frase di Antoine de Saint-Exupéry, che diceva: il piccolo principe, ecco il mio segreto, è molto semplice, non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. E non lo nego, mi emoziona questa frase, perché è la frase della mia vita ed è una frase che mi porta a dire dal profondo del mio cuore, unendomi con tutti coloro che ci stanno guardando: grazie Caterina per il dono che ci hai regalato di essere qui con noi oggi. Perciò grazie. Grazie a te. E arrivederci a tutti alla prossima puntata, e grazie di cuore per l'attenzione. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao.